Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dopo tanti dolci natalizi, oggi andremo a preparare un antipastino molto semplice e sfizioso e sono i boulevard senza glutine. Andrò a utilizzare della pasta sfoglia, in questo caso userò questa qui della Char che ho già lasciato scongelare 3 ore fa a temperatura ambiente e li andremo a farcire con del formaggio spalmabile al tonno. Una mousse al tonno praticamente andremo a fare molto veloce e buonissima. E l'uovo servirà per spennellare i boulevard. Andiamo subito a srotolare la pasta sfoglia. Delicatamente. La vado a stendere leggermente con il mattarello. Allora, in una ciotolina ho messo un po' d'acqua. Vado a bagnare leggermente il mio misurino del Bimby che userò come tagliapasta e ritaglio tanti dischetti. Adesso questi tre dischetti li vado a lasciare interi e vado a ritagliare altri dischetti più piccoli su questi altri 6. Bagno sempre il mio piccolo tagliapasta. Dovete lasciare dei dischetti interi e due con il foro al centro per ogni dischetto intero. Tolgo questa qui in eccesso, delicatamente. Tutti questi ritagli rimpastateli e preparate altri boulevard. In una ciotolina vado a sgusciare l'uovo. Sbatto un po' con la forchettina. Vado a spennellare i primi dischetti, quelli interi. Posiziono questo sopra, faccio una leggerissima pressione, pennello nuovamente sopra, lo metto anche questi qui. Do un'altra spennellata sopra. Ho e li vado a posizionare su una teglia che ho foderato con della carta da forno. Ho acceso il forno a 200 gradi e adesso li faccio cuocere fino a quando non coloriscono e più o meno ci vogliono quei 10 minuti. A dopo. E nel frattempo che i boulevard cuociono, io vado a tritare in un mixer da cucina, nel mio caso userò il Bimby, il formaggio spalmabile con il tonno. Qui ho 100 g di formaggio spalmabile e il tonno, questo qui è la scatoletta da 160 g, ma non andrò a utilizzare tutta, ma solo metà. Preferisco usare più formaggio spalmabile. Triterò tutto fino ad ottenere una crema. Ed eccola qui, la mousse è pronta. Buonissima, cremosa. Adesso aspetto che si cuociano i boulevard per farcirli.
Adesso vado a mettere la mia mousse al tonno in una sac à poche di queste trasparenti. Qui ho i boulevard che adesso andrò a farcire con la mousse. E adesso li vado a posizionare in un piattino con sotto dell'insalatina. Ed eccoli qui. I miei boulevard senza glutine sono pronti. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provateli per le feste, mi raccomando, perché come avete visto è un antipasto davvero molto semplice e sfizioso da preparare. Noi ci vediamo presto con una nuova videoricetta altrettanto gustosa e facile da preparare. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao!